Sicuramente la prima partita della stagione è sempre un po' particolare. Giocarla in un campo come questo per noi è stato anche un po' più difficile, in quanto già siamo in ritardo per i fatti nostri, ma non è una giustificazione assolutamente, perché poi le partite vanno giocate e abbiamo giocato contro una squadra ben organizzata, abbiamo tenuto il campo secondo me in maniera decorosa. Okay, dopo è normale che nel momento in cui prendi un gol dopo 30 secondi su una situazione comunque poco gestibile, perché è stato un tiro da fuori, va in svantaggio e diventa un po' tutto più difficile. Il secondo gol non lo considero nemmeno, perché al 48esimo del secondo tempo, con un uomo in meno, può capitare un po' di tutto, eravamo anche un pochino sbilanciati per cercare di recuperare la partita. Però diciamo che in parte sono anche soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Siamo soddisfatti del risultato, che era la cosa più importante, che nel calcio è quello che conta. Chiaramente c'è da lavorare, c'è da migliorare gli errori che sono stati commessi e soprattutto c'è da trovare una condizione fisica che arriverà man mano con i 90 minuti. Sicuramente non era una partita semplice contro una squadra che è venuta qui per difendersi e ripartire. Siamo stati bravi nel non rischiare nulla e bravi nel trovare la soluzione migliore quando abbiamo avuto l'occasione. Io sono contento sia del risultato che della prestazione. È chiaro che si può fare meglio, si deve fare meglio, si può fare molto meglio. Ma essendo la prima partita, penso che i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione. Siamo stati sempre in controllo della gara e vado a memoria, credo che solo abbiamo sofferto due situazioni di calcio da fermo. La punizione di Tripicchio con la bella parata di Bernardino e il colpo di testa di Cosenza. Poi, correggetemi se sbaglio, penso che le occasioni da gol le abbiamo create solo noi.